Guidati dallo Spirito Santo, impariamo a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio. È un auspicio alla piena unità tra cristiani quello di Papa Francesco alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli a Roma per partecipare alla celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Questa unità, dice alla rappresentanza ortodossa guidata dal metropolita di Pergamo, Ioannis, è un dono di Dio a cui abbiamo la grazia di attingere, riconoscendoci per quello che siamo nel piano del Signore e non per ciò che i nostri peccati nel tempo ci hanno portato ad essere. Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni agli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce. Quindi il ricordo a cattolici e ortodossi della Chiesa Sorella di Costantinopoli degli ultimi incontri con quello che definisce l'amato fratello Bartolomeo I, cioè il viaggio in Terra Santa a fine maggio per rivivere l'abbraccio di 50 anni fa tra Atenagora I e Paolo VI e poi la preghiera in Vaticano per la pace nella terra di Gesù assieme ai presidenti israeliano e palestinese. Il Signore ci ha donato queste occasioni di incontro fraterno, nelle quali abbiamo avuto la possibilità di manifestare l'uno all'altro l'amore in Cristo che ci lega e di rinnovare la volontà condivisa di continuare a camminare insieme sulla strada verso la piena unità. Anche se partiamo da prospettive diverse, conclude il Pontefice pregando affinché il lavoro della Commissione Mista Internazionale possa essere espressione di una comprensione profonda e una teologia fatta in ginocchio, il cammino del nostro ecumenismo spirituale possa essere rafforzato dall'ecumenismo del sangue realizzato dal martirio di tanti nostri fratelli.